Ma tu non trovi che sia troppo sexy il mio fidanzato? Perché devi insegnare a mentire a una bambina? E buongiorno mia mademoiselle, come state? Io bene. Spero... Non sto parlando con te! Io spero tanto bene, allora io allora, sono aspetta. Sabri. Salutiamo Lucia, mi sembra che abbia detto che guarda sempre i nostri sì. video. Ciao Lucia! Ciao Lucia! E salutiamo la cuginetta Emma, ciao Emma! Ciao Emma! Avrai altre amiche? Dimmi degli altri nomi. Salutiamo tutte le amiche di questa bussola che ora... Esatto! Loris, ti salutiamo! Possiamo andare avanti? Loris è un calciatore, per favore. Cocco, cosa hai fatto cadere? Sta spaccando qualcosa. Io sono Sabri. Io no. Ma... Io sono Adelaide. E lui è? Peter. Peter Griffin. E Peter Pan. Oh mio Dio, lui è il mio fidanzato. E oggi siamo qui con un video molto speciale perché per la prima volta è venuta una bussola a casa nostra. Pensate che sfiga, per venire qua oggi sono dovuta fare un tampone. Esatto, perché stiamo facendo un progetto super segreto che non possiamo farvi Vero, sentire. Non possiamo dirgli che per... Non possiamo no. dirgli. Non possiamo dirglielo che per lo zecchino d'oro che stiamo scrivendo una canzone che gli abbiamo fatta cantare. Non potevamo dirlo? Difatti non gliel'abbiamo detto. Gaggo! Allora, oggi vi stavo dicendo che siamo qua con una bussola che quindi vogliamo fargli delle... Gaggo! Spostati! Ministro, parla secchi, scenda. Vogliamo fare delle domande su com'è stata la tua... sensazione di essere entrata in questa casa che già conoscevi forse dai video. Raccontaci un po' la tua esperienza. La casa è più bella dal vivo. E com'è stato vedere qualche gatto? Perché chi sei riuscita a vedere? È strano, sono riuscita a vedere Mirta, Leo, Fujiko e Crimi e basta. Cioè in realtà li abbiamo fatto vedere gli altri tirando sul letto. Però non c'era. E poi sono scappati via tutti. Allora ci tengo a dire che lei fa corsa, fa canto e fa danza. Tre cose che c'entrano poco l'uno con l'altra, ma per farvi vedere che facendo tre cose completamente diverse tira fuori una morale. E ricordatevi che non è importante quali sono i vostri obiettivi. Scusa, aspetta, ma vieni a sederti qua sulla sedia, cosa stai lì da sola? Dai, sei dietro la videocamera, dai. Non ti vedi nessuno. Non è importante in quale disciplina vi approcciate, l'importante è eccellere. Allora, la prima domanda è... No, io devo fare subito una domanda. Perché io so di un retroscena. Io so che qua con noi non c'è una normale ragazza. È vero. Ma c'è una rivoluzionaria. Vai! Adesso allora, voglio sapere quella storia. Già dal nome Adelaide, che spieghiamo perché Adelaide. Perché alla mamma piaceva Heidi, abita nei monti. Meno male che alla mamma non piace farla cacamolle. Ti fai se ti fossi chiamata cacamolle. Non è male come nome. Ciao, piacere, sono Chiacchiamolle. Che gioia. Volete essere miei amici? Ok, possiamo andare avanti. Prego, raccontaci di quella volta che hai creato una rivoluzione. In pratica, i bambini di prima, la maestra ci ha detto che non si poteva uscire. I bambini di prima invece stavano uscendo, noi ci siamo arrabbiati. E in pratica abbiamo scritto sulla mano per giustizia, sulla mano abbiamo scritto giustizia. Giustizia? Sì, e io giravo per i banchi urlando, cosa vogliamo noi? La libertà! La mamma è felice di questo piccolo aneddoto che ti sta raccontando. Ma è bello che io mia mamma non l'avevo raccontato, è venuta a saperlo dalla mia amica. Ecco. Questi sono gli insegnamenti che vogliamo darvi con questo video. È vero. La prima domanda che io vorrei farti è: qual è la stanza più bella della casa? La sala. Guarda qua quanto tenda c'è. La cucina, che è l'unica stanza che non ho visto. Ma come? Vero, ha ragione. Ok. Quanto è bello Cocco dal vivo? È bellissimo, è più piccolo! È vero, perché allora tu devi sapere che i fan quando ci vedono agli eventi pensano che siamo di altre dimensioni. A me guardano. No, te mi dicono, sei altissima! Mi dicono: anch'io. Oh mio Dio, sai quanto sei alta! Perché si vede che nei video io sembro piccola. Ma sempre più basso. Più basso di così è possibile? No, ma seriamente! Sembrate più bassi! Allora, Alessio è un po' basso. Sì, vabbè. Però è talmente sexy che recupera. Guarda che sex appeal da pelato che ha. Ok, possiamo andare avanti? Certo, quindi, cosa facciamo oggi? Aspetta, no, voglio sapere le differenze guardando dal video e invece quando ci vedi dal vivo che cosa che differenze trovi? Che siete più alti. Ma sono molto più magro. Che è il più magro? Sì. È più magro dal vivo o dal video? Dal vivo. No, no, guarda che è proprio una bugiarda, ti sta crescendo il naso. Cos'è quella? Niente, sono cose tra di noi. Che più intelligente. Vero. Dal vero. Video o dal vivo? Dal vivo. Dal vivo, sì. E io? Beh. E tu che sei più simpatica? Ah, qui nei
sfido, sono antipatica. Che gioia! Allora, oggi, a parte il progetto segreto, che è intendi quello dello zecchino d'oro che non potevamo dire, no? Ormai abbiamo detto tutto! Oltre al progetto segreto che stiamo provando possiamo a partecipare, progetto non segreto che proviamo a partecipare allo zecchino d'oro, vogliamo portare la nostra ospite a... Sei mai stata in America? E noi con questo video ti porteremo in America. Perché devi sapere che io e Sophie Ellen siamo andati qualche mese fa ormai, speriamo non siano scaduti, e c'è dentro anche un metro di mondo convenienza, perché si vede che è andata a prendere i mobili, da American Crunch, che è un negozio... American Crunch. Sì, sai come dice la American Crunch? Fiamme. Mi raccomando, fiamme. Che è un negozio che vende le tipiche cose americane, quindi gli snacks... No, non goggo, scherzavo. I cibi e le cose strane. Quindi ora... li mettiamo sul tavolo e guardiamo. C'è anche qualcosa di molto particolare. Mettiamo questi. Metti giù, poi li guardiamo uno a uno. Ok. Much, much, much later. Allora, abbiamo splittato un po' a sinistra e un po' a destra i nostri... Sta facendo break dance. Un attimino, che il ministro palle secche deve fare break dance. Fatto bimbo? No, non è ancora finito. Ok? Io so perché Goggo è qua. E inizieremo dal primo snacks a cui Goggo è molto molto interessato. Ovvero abbiamo del salame snack from Germany. Ah beh, vai anche in Germania oggi. Tipici snack americani. Oggi esatto. Si va in tutto il mondo. Al Enjoy My Power. Perfetto. Proprio il gusto. Alla salsiccia. Ma è la stessa marca di quello che abbiamo mangiato con in quello giapponese. È vero. Salami. Hai ragione. Salami. Guarda com'è interessato. Aspetta, Goggo. Eccoci qua. Allora, un pezzo a testa, stacca. Stacca. No, stacca. Stacca. Non è che è una cosa che mi attira tanto. Allora, vi assaggiamo, 3, puzza. 2, 1, via. No, è buono. Sa di salame. Cioè, vabbè, oh ciccia. Non mi piace. Era un molto. Pezzettino. No, non ho capito cosa stai dicendo. Il salamino Citterio che prendo io. Salutiamo Citterio che ci segue sempre. Ciao Citterio, se vuole mandarci degli snacks, sì. Una mystery box, qui sotto in descrizione c'è la nostra casella, sì, postale. Perché ci costa 15.000 euro al mese con Sabrina, grazie signor Citterio. Sono classiche, è scritto tutto in una lingua che non comprendo. Sono delle cose di tortiglia di patate. Guarda. Spiega più così, è più... C'è scritto 8. Si capisce, sono queste. Però sono buonissime perché sono al lime. Si sente già dal profumo. Cioè sono piccanti al lime? No, non piccanti, no. Allora, prima assaggio l'ospite oggi. Vai. Aspetta che la prendiamo in mano anche noi. Guarda, posso anche... No, no, devi assaggiare. Prego, ospite, assaggi i gusti e ci dica. Brucia. Come brucia? No. Brucia, piccante. C'è l'acqua! Amore, la ciotola! Amore, la ciotola dello sputo! No, amore! Amore, portami la ciotola dello sputo ora! Amore! Brucia veramente! Amore, la ciotola dello sputo! Amore, sto per sbavare! Brucia! Amore, sbavo! Veloce! Mi metto a piangere! Brucia! Sì, amore, ma veramente sbavo! Cherry e vaniglia ice cream, ovvero... Quello dolce però, eh? Sì, ovvero sì, un gelato. Ma abbiamo mangiato picchiato. Non le volete queste hot fries? No, prima facciamo il gelato. Qua ci sono dei brillantini. Sembra quelli per fare lo slime. Fruit flower candy. Ah, devi girare il pucciolo. Lo so, ma non riesco ad aprirlo. Mi sta marcando la cosa. Non ci credo, sei veramente andato a prendere una pizza. E queste sono proprio, te le danno, sì, insieme al kit. Ho capito, ma non penso che una bambina possa andare a prendere, sì, una pinza per mangiarsi in America caretta. Tutte le bambine hanno le pinze. Allora, assaggerà la nostra ospite, quindi sì, sono lei. Devi prima ciucciare questo. Noi assaggiamo le palline, amore. È buono. Sì, buono. Deve essere buona, una fragola. E poi metterlo qui dentro. È tipo un ciupa ciupa. Sì. Buono. Mira, aspetta, palline. Vai così. Buonissima. E ora assaggia. E dici com'è? Anche al tappeto evidentemente piacciono. Buono? Sì! Zuccheroso. Allora, metti il bravissima, così questo te lo puoi portare a casa, lo giriamo così. Così poi lo potete chiudere, conservare e mangiarlo in un altro momento. Tieni mamma. Torniamo sul no, salato. No dai amore, c'è scritto hot!
No, però c'è scritto corn e potato snacks. Questo non è piccante. Sono sicuro che non lo è. Allora assaggi prima tu. Qua assaggio prima io. No, dal colore non è piccante. Com'è? Non è piccante. Vai, allora insieme noi. Buono, sa di pizza. Andiamo. No, non è piccante. Buono. 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 Sembrano quelli che vendono all'oratorio. Sì, un po' sul finale arriva un po' del cantino. No, vabbè. Però buone, queste qua buonissime. Brava, sono quelle dell'oratorio, anch'io le mangiavo all'oratorio, però a forma di anello, me le mettevo qui e faccio finta di sposarmi. Ma c'è ancora acqua! Sono brutta, raga! Raga! Guardate cosa c'è, la DAF! Cos'è? E è la vera... come... Che cosa fa la tablet alle 4? Dicevo che nel cartone dei Simpson però la DAF è una birra. Aspetta. Qua invece c'è scritto Energy Drink. Come potete vedere, vediamo che gusto è. Al sapore di arancia, acqua gasata, sciroppo di mais, arancia e vitamina. Assaggiamo, giusto proprio per assaggiarla. Oddio, quanto arancio! Guardate! È vero? Beh, posso non dirò una che cosa sembra, non lo dirò. No, non sembra pipì. Posso dire che però... No, guarda, solamente qui sembra pipì. Ecco, esatto. Esatto, no, devo dire una cosa, che anche la Fanta, tu non lo sai magari, se vai in Africa è molto più arancio della nostra. Vero. Non è giallina, salutiamo, ma salutiamo Fanta che ci segue sempre, ciao. Ciao Fanta, se vuoi mandarci una cassa di Fanta. Io la bevo, sotto, grazie, sì. Nella descrizione. Beh, assaggiamo, andiamo. Okay, assaggiamo, via. È super frizzante. Iper frizzante. Non mi piace molto. È uscito un po' dal naso. Vai, ciotola dello sputo. Io la DAF non la provo. È tipo un'aranciata ancora più dolce, super super mega iper frizzante. Sì. Questo non è più piccante. Sono dei pretzel pezzettini. Pretzel non sono quelli grossi. Sì, però pezzettini. Con caramello salato. No, no, a lei non piace il caramello, ma per me questo ti piace. No, vediamolo. Assaggiamolo. Cioè, come fa a non piacere il caramello? Adesso me lo spieghi. Caramello e zucchero. Ma guarda che bella, quanto bella l'arancia qua! Appoggia qua. Io voglio sentire. Buonissimo! Ma ah, l'odore del caramello. No, ma però ha l'odore del caramello. Sì, però è un prezzo. Vai, assaggiare con noi. È un po' un mix dolce e salato che non si capisce bene, però... Buono! No, non mi piace. Neanche a me. La nostra ciotola dello sputo oggi si sta riempendo benissimo. Io penso di voler assaggiare il cibo dei pesci. Ah. Questo è palesemente cibo dei pesci tossico, c'è scritto. Quindi toxic waste. Ah, rifiuti tossici. Se queste sono le nostre ultime parole, vi abbiamo voluto. Esatto, tantissimo bene. Mi raccomando, allora, fate anche voi così a casa. Voi non usate niente. Questo proprio tutti i dentisti lo consigliano. Sì, sì. Seguite i consigli. Ti vai dal dentista e dicono le cose tossiche, aprile con i denti. Faccio io o stiamo qua fino a Capodanno del prossimo anno? Per capire. Ma 2022! Sono caramelle. Wow! Sour candy. Cos'è sour? Wow. Sapore. Sapore di caramella. Blueberry. Cioè, le mani sudate. Blueberry. Cos'è blueberry? Vediamo se lo sai. Ah no, ma ognuno è diverso. Oh, mirtillo. Brava. La mia è l'uva, amore, ti piace l'uva? Sì, anche questo. Io voglio blueberry. Uva. Blackberry. No, blackberry è un telefono. No, no, blackberry c'è. Cioè. Ah, sì? No, lemone. Blackberry. Va bene. Ragazzi, mi piace? No. Prezzetto. Sono le mie cara... No. Ah, sono le mie preferite. Però sto male. Quelle acide. Me le apri? Certo. Sono gomme da masticare. No, sono zitte. No. Non ce la faccio. Raga, io prendevo le vampire. Ah, ho capito. Che sono la metà di queste, però. Buone. Mi viene da piangere. Sì, ma io le devo assaggiare con le anche più. Sono buonissime, però sono acide. No, no, le sono amo. Acide. Non ti piacciono? Le amo. Sono troppo acide. Ho capito perché. L'ultimo che l'ha avuta giù. Mi lacrimano gli occhi. Perché non ne vuoi assaggiare una? Vai, vediamo chi vince. Vai, vai. Chi votate? Oh, il mio qua è passato. Dai commenti. Io no, no, in realtà è passato, buonissima. Tutte mie, dammele qua. Ha vinto? Io ovviamente. Ha vinto Sabri. Bimbo, basta. Ho vinto io, la provo al 100%. Mia. No, buonissima. Sembra un ciccio. Bella, allora, trovata, non ti fai male? Sì, ci vediamo fra mezz'ora. La ridaglia. Hai scelto precisamente un... Ozing with grit test. Perfetto. Cioè? Al mirtillo.
Ma non ho capito che cos'è. Già per i capelli? Sulla dita, prova ad assaggiarlo. Aspetta, mi sa che va aperto qua. Ma no, è dentifricio. Eh beh, vedi, se non lo apriamo qua. Salutiamo a Zeta che ci segue sempre. E Oral B. E non mi ricordo altre marche di dentifricio. Quella che fa il White Now, per favore, se. A Zeta. White Now, se potete mandarcene qualche cassa, grazie, noi lo utilizziamo spesso. Voi siete sicuri che è commestibile, no? Ma cosa no. Schifo è? Te lo dico già. Sei la bavetta. Tieni, amore. Ma stai dai. Beh, buono. È dolce. Anche perché è peggio di quelle caramelle. Ma buonissime. È buono. Vi dirò di più. Io lo metto sulla caramella di prima. È buono. È tipo tossico. Farà malissimo, sono sicuro. Sì. Caramella liquida gelatinosa. Ce l'adoro. No, Sabri. E anche questa non si può più mangiare. Anche questo i dentisti lo consigliano di fare per le carie. Che buono. Zucchero. Allora amore, una cosa che ti piacerà da morire. Non l'ho mai viste, ah, le sì, M&M's sì. Al caramello. Sono buonissime. No, io non. Davvero? Ma sono buonissime, sì. Da American Crunch. Se non li ho comprati sono troppo buone. Posso non assaggiarle? Certo che vuoi non assaggiarle. Ok. Andiamo. Allora, sono buonissime. Il problema è che rispetto alle altre M&M's, dopo non scrocchiano. Sì. No, nel senso che le altre M&M's io ne mangio 50. Beh, sì. Vediamo se mi stufa. Queste qua, già due mi ha stufato. Vediamo, due le ho già mangiate. Amore, ti ricordo che oggi sei andato a correre perché vuoi smaltire la pancia. Cos'è quella lì? Questa? Perché c'è la birra? Questa è la burro birra di Harry Potter. Non alcolica, quindi la può bere anche lei. Ma non abbiamo la... Sì che ce l'abbiamo, perché ci ha portato una calamita a forma di apribottiglie. Grande! Dai, proviamola, non voglio sapere. È praticamente acqua frizzante. No, ma figurati. Vai, ognuno il proprio. Ma io ce l'ho intrangiata! Perché poi io questa l'ho trovata, quando sono andata con Fabi J all'Universal Studio. C'era proprio lo stand del burro birra. È vero, l'odore di burro è incredibile. No, raga, sa di burro. Sì. Ma però no. non è burro. No, però sa di burro. L'odore è proprio burro. Ma è frizzante. Mi sto strozzando. No, non mi piace. Non mi piace, voto zero. Sa di caramello. Ma non mi piace. Acqua frizzante caramello. Eppure la gente impazziva per questa roba. Lo trovo terribile. Cioè tu riusciresti a berti una roba così? Prendiamo le cose di Star Wars. Figurati, che piacciono a Dario. Ma scelta. Ah, una testa. Sì. Io c'ho Yoda. Voi che avete? Io non so chi sia. Star Trooper nero. No, Darth Vader. Darth Vader nero. Che schifo, no, guarda. Eccole qua. Prendone una sola, tanto sono piene. Sono caramelline morbide. Io rossa. Ma no, raga, avete visto che questa Yoda fanno le faccine? Ma si attacca ai denti. Si attacca ai denti. Vabbè, una caramella. Finché non si attacca alle piappe, va bene. Sa di sciroppo appena tosse. È bello? Fa schifo. È vomitevole. Totalmente. Fa schifo. Amore! Quello è buonissimo. Beef jerky! L'Indian, la mia preferita. Allora, questo qua sono carne essiccata di manzo. È bufalo. No. No. Beef, no. Ma è un alce. È un alce. Carne di alce. Carne di alce. Deve essere quella. Se è quella che dico io, sì, è buonissima. Lo so, è buonissima. Infatti guardate come è arrivato il ministro. Questo, no? È buonissimo. Oh, me l'ha rubata il ministro! Ti piace, ti piace, fidati. Vabbè. Assaggiate questa qua, in America si usa come snack. Buono, vedo. L'adoro. Sì, è tipo morsicarsi una suola di scarpe che però sa di carne. Ma mai sapete, cioè mi piacciono queste cose un po' chimiche. Mangerei a manetta. Andiamo col ciao panda? L'odore è una cosa incredibile di questa roba qua. Comunque. Perché sa di burro? Si chiama burro birra. Fagliela annusare, non so tanto voi. Sì. No. Sì. Aperto. Vai, aprigli. Hello panda! Sono biscottini al cioccolato. E panda è l'orso panda che hai fatto nel film. È vero! We are bears. Manu? Ah, questi sono buoni. Dove voglio assaggiarlo? Ed è così. Apriamo la metà. Brava. A metà no. Un po' di stirolo sanno e un po' di croccantini per cani. No, buonissimo.
biscottini col cioccolato. Io lo provo, tu Ade? Sanno no. Esattamente dei croccantini per i gatti. No amore, lo so che ti piace. Manca l'odore quello dei croccantini per i gatti. È tipo un cioccolato sciolto con il biscotto. Brava. Allora, se vogliamo bene rimane... Ah, questo di questo è buonissimo. Paese. Questo è buonissimo. Ma come fai a saperle? Perché tu andavi a comprare le cose? Sì. Tè al miele e ginseng. Oh, io odio il miele. Ah, no, è quello. Io odio il miele. L'odore è buonissimo. È vero, l'odore sa di tè. Sa di tè. No, si sente... Sembra di vaniglia. E ginseng. Ma il ginseng di cosa fa? Ma hai presente la vaniglia? Sapore. C'entra niente. Ma si sente pochissimo il sapore. È vero, buono. Sa di tè? E basta. E infatti, è tè. Sa di tè poco teoso. Sì, certo, cioè, bella capito? Definizione. Tè meno teoso sì, del tè teoso. Voi che state guardando questo coso, state facendo un dizionario, aggiungete tè poco teoso. Esatto, brava. La cicca per ultima. La cicca per ultima. Che ci puoi caramelle Frizzy Pazzi? Frizzy Pazzi. Adoro, metti qua. Sgancia, sgancia. Alla coca. Piano piano. Aspetta, metterla in bocca, la mettiamo in bocca insieme. Sulla adoro. Lingua, sulla lingua. 3, 2, 1, andiamo. Non le hai mai mangiate? Io all'arrolo. Anche io. Potremmo fare un ASMR. Raga, un ASMR. Le adoro. Buono, voto 10. Voto 10? Quanto 10? No. 10. 10, buono, ottimo. Come per l'ultima cosa abbiamo, pensavo fosse uno snack per il cane, invece è una caramella alla fragola. Tira uno sgagno. Tira uno sgagno. Stacchi la dentiera. Sa esattamente della guarnizione della caffettiera. Stavo per dire il copertone delle auto. Non sa di niente. No, infatti. Plastica. Buona. Ma per ultimo, ma non meno importante, la Big Red. Big Red, queste sono buone. La grande rossa. No, se è la cannella no, amore. Non molto, è la Vabbè, tengo il cialatto, solo lo sputo non qua. È la queste poi sono buone perché sono come le Brooklyn, cioè sono le stecche. Ma poi il sapore ce l'ha. Un po' arriva alla fine. A lei, signorino. Sicuro che non sia cannella? Sicuro. Sono buonissime. È cannella. Okay. Ecco. Sono buonissime invece. No, questo qua non ha neanche fatto. Siete delle femminucce? Beh, sì. Per in paga vi mangiate 14. Non ci penso proprio. Allora, qual è la cosa che abbiamo preferito? Io? I cosi del panda. Ma quelli sono di croccantini dei gatti. Io invece le caramelle, quelle super Frizzy, che se hai il coraggio ne mangi un'altra. Mi hanno lacrimato gli occhi, giuro. Lo so. Ma non sono queste le caramelle super Frizzy? Allora, te ne do una, gliela porti a tuo fratello. Gli fai uno scherzo stasera e gli dici che ho volato una caramella super buona e tu poi gliela dai. Tu fai finta però che è super buona. Sì. E poi non lamentarti se ti tira le puzzette addosso. Ma però dillo tu. Se tieni mamma, gliela date a Lori stasera. Comunque io l'ho adorata, ma vi assicuro che non ho mai assaggiato mai. Niente di più acido. Cioè è più forte di mangiarsi un limone così. Io ho dovuto mangiarlo il limone, compreso la buccia, mi ricordo. Ma Coco, non puoi! No amore, tu non puoi. Tieni un beef jerky, mamma mia, però non me lo mangi perché è troppo buono. Amore, potresti chiudere questo video? Anzi, prima, Adelaide, raccontaci un po' com'è andato questo video assaggi. È stato buono! Mica troppo, mi ha sputato 300 cose! Ah, ma già che c'è dello sputo! Ma non penso che loro erano molto interessati a vedere questa fantastica ciotola dello sputo, però Adelaide voleva sì, ripartire. Se anche voi volete sputare, scrivete nei commenti una base che vomita! Bello! Grazie Adelaide! Bello, bravo, avrò un sacco idea. Di commenti con le emoji che vomita! Bello, sì! Grazie! Non vedevamo l'ora! Nonostante tutto questo, abbiamo una morale! Abbiamo chiamato... Goggo è appena caduto dalla sedia. Abbiamo chiamato Piero Angela per una morale. Anche se l'America sembra molto lontana, in verità è molto vicina. È qui, nei nostri cuori. Non mi è venuto niente. Bravo, bravo. Salutiamo Donald Trump che ci segue sempre. Ciao, ciao. Allora, noi ringraziamo Adelaide per aver fatto questo video dei assaggi fantastico, buonissimo. Meraviglioso, super buono. Il nostro pelatone di fiducia. Grazie. Prego. E vi mandiamo che cosa? Un bacio. Quanto grande? Grande! Solo così! E non c'era altro! Così? E vi diamo appuntamento a domani o dopodomani o tra 3 giorni, non lo sappiamo! E vi diamo...